I carabinieri della stazione di San Giorgio di Pesaro, supportati dai colleghi di Fossombrone, hanno arrestato un rumeno 38enne per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Erano le 16.30 del 7 gennaio quando arrivano al 112 le prime segnalazioni da parte di alcuni automobilisti che, transitando nella circonvallazione Kennedy di Lucrezia di Cartoceto, sono stati bersagliati da scatolette di tonno e confezioni di marmellata scagliate con violenza da un uomo completamente ubriaco e sdraiato nella sede stradale. Alla vista della pattuglia della stazione di San Giorgio di Pesaro, l'uomo ha reagito violentemente, calciando i militari e rifiutando di spostarsi dalla sede stradale. Arrivata una seconda pattuglia da Fossombrone in supporto, i militari però lo hanno spostato prelevandolo di peso. Il rumeno però, non gradendo affatto l'azione dei militari, ha sputato ripetutamente al volto dei carabinieri urlandogli di essere affetto da tubercolosi. Con le dovute precauzioni però l'uomo è stato immobilizzato e condotto in caserma. Una volta identificato, si è scoperto che il rumeno era già noto agli schedari di polizia per aver commesso reati contro il patrimonio, con un obbligo di firma in atto presso la caserma dei carabinieri di Trecastelli. Al termine degli accertamenti, il 38enne rumeno è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle celle di sicurezza. Oggi nel Tribunale di Pesaro, dopo la convalida dell'arresto, si è celebrato il processo per direttissima ed il giudice ha condannato l'uomo a 4 mesi di pena, rimettendolo in libertà e ripristinando l'obbligo di firma. Nel frattempo, i militari che hanno operato l'arresto si sono recati al pronto soccorso per avviare la prevista profilassi in caso di contatto con soggetti affetti da TBC, sebbene si sia scoperto che il rumeno non abbia focolai in atto.